dolci unicorni, sono stata in edicola e ho trovato, indovinate, l'avete letto nel titolo, quindi l'hanno già letto nel titolo, altre LOL fake, ma questa volta stiamo veramente esagerando, perché ho trovato questa qui, cos'è? Non lo so, perché fuori c'è una LOL fake che per giunta ha in bocca, come dico sempre io, un verme perché ha tipo babba via, ve la faccio vedere dopo. Poi c'è scritto woof woof, perché le LOL ovviamente sono dei cani. Serie 3 e poi è una ball molto simile all'originale, perché comunque ha la plastica che ricorda tantissimo le LOL Surprise confetti pop originali, ma ovviamente non sono originali, ve lo dico mille volte, in edicola se le trovate quelle originali devono avere dietro il marchio giochi preziosi, se no non sono originali, ovviamente non le vendono con una confezione del genere, quindi mi raccomando, ve lo dico sempre. E poi andremo anche a scoprire questo qua, che guardate c'è Bonbon ed è della serie 2. E quindi niente, io sono curiosissima di scoprirle insieme a voi. Questo è costato 8 euro perché c'è ancora il prezzo dietro, e questo qui molto ma molto di più. Quindi io dico, non possono costare così tanto, perché? Perché se poi sono fake. Ma comunque, se vi piacciono i video fake, mi raccomando, lasciate tantissimi like e iscrivetevi al canale. E adesso andiamo nella scrivania per scoprirle insieme. Ed eccoci qua. Allora inizio da questa qui. Inizio da questa, dove c'è la dolcissima bonbon patatina patatosa. Allora, apriamo la confezione, ok, e tiriamo fuori questa ball. Ok, allora, fuori c'è scritto serie 2 e in effetti in teoria dovrebbe corrispondere, anche se già qua vedo qualcosa di rosso che non ci dovrebbe essere. Ma va bene, ovviamente lo sappiamo, sono fake. Poi, ecco, un'altra cosa, non c'è mai la linea tratteggiata per aiutarmi. Io già tipo con le cerniere non ce la faccio, figuriamoci senza linea. Quindi vado a prendere subito il mio amico taglierino, che avete dato anche un nome al mio taglierino. Eccolo qui, l'avete chiamato Alfredo. Alfredo, perché Alfredo? Ok, lui si chiamerà Alfredo. Ok, apriamo. Ci sarà l'indizio? Dai, nessun indizio. Ok, che è successo qua? Qua già si è aperta. Allora, vediamo se c'è bisogno nuovamente di Alfredo. No, ho fatto da sola, quindi Alfredo, niente. Ok, qua niente. La bolla è praticamente abbastanza spaccata, o comunque spostata. Vediamo, eccoci qua. Vediamo, apriamo. Io penso che a questo punto sia tutto già nella bolla. No! Sono messi un po' misti, ok. Allora, e già qua vedo qualcosa. Prendiamo questo qui. Cosa dovrebbe essere? È un accessorio per noi. Strano. È praticamente un anellino per noi. Cioè, per voi. Sì, è da me. Non mi entra nel mignolo. Ma guardate. È tipo una farfalla. No, un insetto. Cosa c'entra con le LOL? Ancora non lo so. Però va bene, ma perché? Perché c'è una palettina di un pezzo? Allora, qui c'è il biberon, che gli è successo al biberon? Perché è pieno di macchie? Perché? E si apre, il biberon si apre anche, ma perché? È tipo tutto rovinato già, ma ok, il portapizza lo leviamo, e qui, attenzione, ho trovato una LOL che ancora non avevo mai trovato, una fake che non avevo ancora mai trovato. Non ci sono né gli indizi né neanche le cose che dicono, quindi gli stickers che dicono che la LOL può fare tante cose diverse. Però perché ho trovato una palettina? Cioè, cosa c'entra? Stiamo parlando di LOL o stiamo parlando di pets? Stiamo parlando di LOL. Quindi questo qui che cosa c'entra? Dice che abbiamo trovato un cane, quindi lei a questo punto è un cane. Ma perché? Perché? Allora, sto notando che è diversa dalle altre che ho trovato finora. Ovvero, il vestitino non è intercambiabile. Stessa cosa per le scarpe, perché sono praticamente attaccate alla LOL. La testa gira come se non ci fosse un domani, tipo l'esorcista, e anche l'accessorio è attaccato direttamente già ai capelli. E lei somiglia ad Alice, quindi mi ricorda Alice per quanto riguarda gli occhi, i capelli e l'accessorio, ma per il resto è no, non ci siamo. È anche abbastanza, diciamo, fatta un po' così, le rifiniture non ci sono, è un po' anche dipinta un po' male. E poi non ha le mutandine, ma le LOL non hanno le mutandine.
e poi diciamo la testa è abbastanza duretta, per non dire durissima, e il corpo è completamente duro, quindi non si possono intercambiare i vestiti, è tutto bloccato. Quindi questa qui è quella che ho trovato per quanto riguarda la Ball di Bon Bon, che dicevano che era la serie 2. Adesso andiamo a scoprire l'altra. Bene o male ci somigliava moltissimo ad Alice per quanto riguarda il viso, per il resto no. Ok, è arrivato il momento di aprire questa qui e sono super mega curiosa, perché già abbiamo una LOL fake fuori e quindi già la stiamo vedendo, ma adesso la vedremo nel dettaglio. E poi c'è una Ball delle confetti pop molto molto simile, e poi qua c'è scritto woof woof. Perché una LOL dovrebbe fare woof woof? No, non sono i pets. Ok, apriamo la confezione. Ok, stiamo attenti a non far volare niente. Questo lo possiamo anche togliere, ciao. Ok, e qui, ok, abbiamo tutto, buttiamo tutto a terra, ciao. La Ball la scopriamo dopo. Intanto voglio farvi vedere questa LOL fake, che io già da fuori la vedevo, comunque già si vede. Allora, ha i capelli dorati, ha qualcosa sempre in bocca. Perché io cioè, mi fa un pochettino di impressione, ecco. Non mi piace quando hanno queste cose in bocca. Gliele devo andare poi a togliere con lo stuzzicadenti o comunque una pinzetta, perché così non la posso lasciare assolutamente. Il vestitino è... Perché c'è una terza scarpa? Allora, qui c'è il vestitino e dentro il vestitino c'è una scarpa, un'ulteriore scarpa, quindi la faccio uscire. Cioè, dovrebbe avere in teoria tre gambe, di cui due sono dei pattini dipinti abbastanza male e uno è uno stivale. Quindi perché? Dov'è l'altro stivale? No, niente, c'è uno. Quindi due pattini e uno stivale, ha tre gambe, molto bene. Questo qui è il vestitino, che è abbastanza flessibile, quindi molto probabilmente ce la farò a mettercela anche molto bene. E quindi poi la sistemerò. Per il resto... Sì, i capelli sono abbastanza carini, mi ricordano anche una LOL, scrivete giù nei commenti chi vi ricorda lei. Come difetti, diciamo, non è proprio male 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 malaccio, ha qualche imperfezione, ma niente di che. E questa cosa in bocca non la tollero, non la tollero. Adesso poi l'andremo a vestire, ma intanto apriamo l'altra Ball. E adesso tocca questa qui e sono veramente curiosissima, perché di qua si intravede già, tipo, io lo chiamo tipo la coroncina, quella che c'è all'interno delle confetti pop, ma adesso lo scopriamo insieme. La prima cerniera dov'è? Eccola qui. Anche qui non ha nessuna cerniera fatta bene, quindi utilizza Alfredo. Alfredo, ciao, ormai ti conoscono tutti, quindi vediamo se così già riesco ad aprirla. Sì, ok. Ci sarà l'indizio? No, sì, ok, c'è un indizio. L'indizio è gigantesco e dice il sole, baciato dal sole. Quindi in teoria io mi aspetto che sia una fake dedicata all'estate o comunque allo swim club. Ok, apriamo anche la seconda. E poi ho notato che nella scritta, questo qui, non c'è scritto la frase che dovrebbe esserci per questi due disegni, che è baciata dal sole, ma c'è Cherry Bomb, che è praticamente un altro club, che dovrebbe essere il retro club. Quindi c'è già qualcosa che non quadra. Vado nuovamente ad utilizzare Alfredo. Alfredo, aiutami tu. Ok, apriamo. La Ball è dorata, quindi in teoria trovo tipo un ultra raro, una rara, ma è impossibile perché non sono originali. E lo notate anche dai bordi doppi di tutto, quindi degli stickers, ma anche dell'indizio. Qui ci sono gli stickers, li metto qui. Apriamo l'altra cerniera. Ce la farò? No, Alfredo, vieni. Ok, apriamo. E apriamo questa cerniera. Qui troverò il tatuaggio. C'è il tatuaggio? Non c'è il tatuaggio. Ok, leviamo tutto. Già qua stava uscendo qualcosa. Ok, allora qui già stava uscendo il biberon, che è rosa e nero. E il biberon è durissimo, non si può schiacciare, quindi nel biberon non può entrare l'acqua. Apriamo qui, leviamo il portapizza, che comunque è scritto come in tutte le Ball delle LOL. Qui c'è l'accessorio, che è dorato ed è un cerchietto con tantissime rose, dorato. Poi qua c'è tipo Ladybug, perché vedo che la bustina ha i colori di Ladybug. E vediamo cosa c'è all'interno. C'è l'apertura facilitata? Ma anche no, quindi prendo le forbici subito e scopriamo cosa c'è all'interno. Ok,
Allora, facciamo una cosa, date anche un nome alle mie forbici, così abbiamo Alfredo e poi scegliete voi. Ok, abbiamo le scarpine che non sono fatte malaccio, ma sono tutte schiacciate perché erano messe male all'interno di questa confezione. Ok, abbiamo... Non c'è... Ma una cosa giusta la dovete fare, poi... Stiamo calmi. Allora, ho notato subito una cosa. Ok, le scarpine che il colore sono uguali, ma perché una deve essere una scarpa normale e una un pattino? Non ha senso. Non ha assolutamente senso. E questo qui è il vestitino che è una salopet, tutta lilla con i bordi, diciamo, blu elettrico, che poi sono tipo la magliettina interna. Ok, apriamo la bolla. Adesso sono curiosa di vedere cosa c'è qua. Cosa c'è qua? Allora, apriamo. Allora. Ho trovato questa qui che fa parte dello Sleepover Club, quindi non c'entra niente né con l'indizio né con la scritta che c'era nell'indizio. Ok, poi questo qui è il portabolle ed è fatto comunque bene. Poi ci sono le istruzioni, sì, che non servono a niente neanche qua. E poi c'è la checklist originale. Ragazzi, ho trovato la checklist che mi sembra originale. Boss Queen, Madame Queen, Down Dusk. Sì, questa qui mi sa che comunque è copiata dall'originale, perché sto notando che qui c'è qualcosa che non va. Quindi è una checklist simile ma non uguale all'originale. Ok, e qui c'è la LOL fake, che già vi posso dire che a me già piace. Stranamente mi piace, mi piacciono i capelli. Non è fatta neanche malaccio. Questa qui no, non è fatta neanche male ed è anche molto carina. Devo dire che come LOL fake è molto carina. Quindi io adesso le vado a preparare tutte e tre e ve le mostro subito. Ed eccole qui, tutte sistemate. Ho tolto anche da lei quella schifezza che aveva dentro la bocca. Però guardate, è molto carina. Io la trovo comunque carina. Questa qui ha veramente pochi difetti, per dire quasi zero, levando anche questo qui dalla bocca si è sistemata, quindi è carina, molto carina. Questa qui vi devo dire che è la mia preferita, perché è troppo bella, cioè per me lei è bellissima, ha un vestitino niente male, gli accessori sì, sono un po' così, un po' abbinati male, tipo questo qui secondo me non c'entra niente, infatti glielo leverò, li lascerò. Però questa qui che è tipo la benda per dormire, per andare a dormire, le scarpine sono un po' abbinate male perché c'è un pattine e c'è una scarpetta, però per il resto è troppo bucciosa. Lei mi piace molto. Quella che mi ha deluso un po' è questa qui, perché comunque i vestiti non sono intercambiabili, è praticamente dipinta molto così, un po' così, non dico malissimo ma un po', il biberon già risultava macchiato ed era rotto, e gli accessori neanche, non si possono intercambiare. Assomiglia ad Alice, ma ovviamente non è la mia piccolina, la mia lollina Alice, assolutamente. Fatemi sapere con tantissimi like se volete altri video dedicati alle LOL fake, io giro tutte le edicole per scovare le LOL fake, e niente, vi mando un grandissimo bacio, vi voglio tantissimo bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolcinicorni!